Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Pixel e oggi siamo qui con una nuova recensione. Oggi vi voglio parlare del mio nuovo microfono, il Samsung Meteor Mic. È un microfono veramente tanto tanto conosciuto qui su YouTube, ma dato che l'ho preso e l'ho provato, mi sembrava corretto portarvi la mia esperienza qui sul canale. Ma prima di iniziare, andiamo con la sigla. Bene, allora, il microfono l'ho preso la settimana scorsa, esattamente lunedì, quindi in questa settimana, in questi 7 giorni, l'ho provato veramente tanto, praticamente tutti i giorni, almeno 3 o 4 ore al giorno. Quindi mi sento pronto di darvi almeno il mio parere. Non posso dire che farò una recensione vera e propria, anche perché qua su YouTube ne trovate a quintali e sono più o meno tutte uguali. Vi dirò semplicemente cosa trovate nella scatola e soprattutto cosa ne penso io, perché penso che sia quello che può importare di più a voi. Allora, il microfono arriva in questa scatola qua, che è veramente molto carina. Piccola, soprattutto è veramente molto piccola, io me l'aspettavo molto più grande. E all'interno di esso troviamo il microfono, chiuso ovviamente, un sacchettino nel quale trasportarlo e il cavo per collegarlo al computer. Non ci sono altre istruzioni né manuali vari, perché appunto è un microfono plug and play. Quindi, per chi non ha colto, semplicemente si prende, si attacca il cavo al microfono, il cavo alla presa USB del vostro computer ed è pronto ad essere utilizzato. E secondo me questo è veramente un grosso, grossissimo punto a favore di questo microfono, perché è stato il mio primo microfono e come primo microfono non volevo assolutamente avere qualcosa di estremamente complicato e che bisognasse starci lì delle ore e ore a studiare e poi dopo c'erano problemi e robe varie. Questo microfono qua si attacca al computer e viene subito riconosciuto. Magari, ecco, bisogna un attimo stare attenti che le varie app, tipo, non so, Skype, lo riconoscono come microfono principale e non vi facciano usare quello della webcam, ma per il resto siete a posto. Il microfono è abbastanza piccolo, fate conto che da chiuso mi sta in un palmo della mano, come potete vedere da questa foto, e in generale ha la forma un po' di una supposta. So che non è bellissimo da dire, però è la forma che lo ricordo di più oggettivamente, dai. Da aperto invece ha 3 piedi gommati che ne consentono un'ottima stabilità. Nel lato anteriore, quello che di solito è rivolto verso di noi, troviamo oltre al, diciamo, la retina dove appunto c'è il microfono, non so bene come chiamarla, un LED di notifica. Sotto a questo LED abbiamo una ghiera rotante che permette di alzare e abbassare il volume delle cuffie, perché sì, ha la possibilità di collegare le cuffie per sentire quello che stiamo registrando. E al centro di esso abbiamo un bottone. Questo bottone serve per mutarsi ed è molto utile ad esempio se siamo in chiamata e ad esempio lo... E invece quando lo ripremiamo torniamo online e la gente ci sente. Ed è comodo ad esempio se durante una chiamata Skype veniamo interrotti, non so, da una chiamata sul telefono o qualcuno ci chiama in casa e dobbiamo un attimo rispondere senza disturbare gli altri che sono in chiamata con noi, in questo modo possiamo scollegarci momentaneamente. Dalla parte opposta, diciamo, c'è appunto la porta USB di entrata per questo microfono e il jack di entrata delle cuffie, così da permettere appunto di collegarle e di sentire quello che stiamo sentendo. Nella parte inferiore invece abbiamo l'aggancio a vite per agganciarlo ad un'asta per microfono. Oltre al microfono e al cavo USB, come vi dicevo prima, all'interno della scatola trovate anche un sacchettino. A dire il vero è un sacchetto molto molto economico, nulla di che, però secondo me è molto utile per trasportare il microfono, ad esempio quando lo infiliamo dentro uno zaino, perché alla fine il microfono si chiude bene e quindi le gambine non rischiano di rompersi. Il cavo ovviamente è un cavo normale, quindi lo si attorciglia e via, però ovviamente infilare un microfono così a nudo dentro uno zaino, la polvere, graffi vari, cioè avere un sacchettino che diciamo lo protegge, non fa schifo. E secondo me come sacchettino è abbastanza buono, vi metto qua un'immagine, nulla di che. Ok, come vi dicevo prima, questo microfono lo sto provando da una settimana e devo dire che sono veramente molto contento. È sicuramente un microfono più economico rispetto agli altri che costano 120-130 euro, però c'è anche da dire che comunque il suo lavoro lo fa. Io spero che l'audio sia migliorato rispetto a quello che usavo prima, ma direi di sì, perché prima usavo quello di un action cam che non è fatta per usare l'audio, quindi... E quindi sicuramente sul lato economico per me il giudizio è super positivo. Sul lato pratico,
Anche perché comunque io l'ho preso fuori dalla scatola, l'ho collegato al PC e non ho dovuto installare driver, non ho dovuto installare nulla ed era già pronto all'uso. Quindi anche per quanto riguarda la praticità e la velocità d'uso è immediata, diciamo. Quindi un bel punto positivo anche quello lì. Lo troviamo in varie colorazioni, quindi volendo si può adattare un po' ai gusti di tutti. E personalmente la mia colorazione preferita era quella grigia, nera, nero opaca diciamo, grigio nero opaca. Non so bene che colore fosse, però era veramente molto bella. Sfortunatamente quando ho ordinato il microfono non c'era, quindi purtroppo ho preso quello argento. Ma alla fine mi piaceva anche quello lì, perché comunque col mio setup che è tutto nero, una cosa argento diciamo ci sta bene. Cioè, sbrilluccica un po', ma ci sta. E quindi, secondo me è un ottimo microfono, ma non penso che sia io a dovervelo dire. Cioè, alla fine lo conoscete come microfono, è veramente top. E c'è un motivo se tutti gli youtuber quasi fino a un paio di anni fa lo usavano come microfono fisso, perché è veramente, veramente fantastico. Economico, subito pronto all'uso e molto, molto buono per il prezzo che ha, secondo me. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Secondo me era giusto portarvi il mio parere, anche perché penso che sia più importante avere il parere di qualcuno piuttosto che avere la classica recensione di che cosa fa, perché lo fa, come lo fa. Detto questo, se avete delle domande o dei commenti o dei consigli, scrivetemeli qua sotto nei commenti. Anche se avete voglia che vi porto recensioni di altri articoli, se avrò la possibilità di provarveli, sicuramente vi porterò la recensione, quindi magari consigliatemi. Ricordatevi di mettere un bel like e di iscrivervi al canale, così da non perdere nessuno dei nuovi contenuti che usciranno. Vi ricordo che mi trovate sia su Instagram che su Facebook, link è qua sotto in descrizione. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!